presidente di associazione politica della sinistra, e non solo della sinistra. Il fatto che un'associazione segreta con la carboneria continuasse a esistere avendo un riferimento privilegiato al Partito Repubblicano, a un partito che era per il rifiuto della trattativa con le Brigate Rosse, poneva dei problemi abbastanza evidenti, per cui credo che questo sia vero, che poi la direttiva sia stata applicata a tutte le vendite, è questione da verificare, su cui non ho documentazione sufficiente. Riassumendo, la storia delle società segrete politiche di ispirazione repubblicana e del loro ruolo nel risorgimento, dal risorgimento al fascismo, costituisce una pagina incompleta della nostra storia. A questa carenza abbiamo cercato di supplire, almeno in parte, col nostro libro. I materiali pubblicati sono, per la parte più importante, provenienti da Michele Campanelli, carbonaro repubblicano barese del primo Novecento. E per questa ragione i due diplomi del 17 sono di Spinazzola, sono pugliesi. Furono conservati da Gino Valori, che era grande oratore del Grande Oriente, negli anni 50, e solo recentemente, nel 2009, la Biblioteca del Grande Oriente d'Italia li ha acquisiti con un fondo donato da Francesco Siniscalchi, massone del Grande Oriente, che da Valori li aveva avuti. Una seconda fonte, costituita da un fondo Guastoni De Andris, contenente materiali carbonari dell'inizio del Novecento di provenienza brasiliana della Meditazione di San Paolo, poi utilizzati da vendite di esuli italiani antifascisti in Francia negli anni 20. Si tratta di un fondo scoperto da Enrico Serventi Longhi, utilizzato nel suo libro su Alceste De Andris, già maestro carbonaro di quinto grado con nome di Spartaco, e da lui versato all'Archivio Centrale dello Stato in copia parziale alla Biblioteca di Goi. Una terza fonte di carattere iconografico è costituita da basi, cioè oggetti rituali, di una media del testaccio e da tombe, e questo li abbiamo visti già poc'anzi. Per quanto riguarda i testi, si tratta di rituali, catechismi e costituzioni che risultano fra loro di comune origine. In sostanza sono una filiazione tardo-ottocentesca di quelli in uso in alcune vendite meridionali nel primo Ottocento, già in parte pubblicati nel 1905 da Oreste Dito in Massoneria, Carboneria e altre società segrete. Questi rituali sono figli di una cultura filosofica deistica del tardo illuminismo che caratterizza la tradizione settaria delfica, dai Filadelfia francesi alla Delfia franco-piemontese alle società buonarrotiane dei veri italiani e della Carboneria riformata, una cultura fatta propria da vendite del Regno delle Due Sicilie a partire dai Monti Carbonari del 2021 e infine ripresa da vendite di cultura repubblicana e martiniana tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, venendo già trasmessa agli iniziati fin dal primo grado. Si vede il giuramento contenuto nel rituale dei lavori in grado di apprendente, e questo c'è nel libro, che recita: giuro di adoperarmi con tutte le forze all'abolizione di ogni privilegio e di ogni tirannide, all'annientamento della setta clericale e di tutte le superstizioni religiose, al trionfo della Repubblica Sociale. Alcuni materiali sono inediti, altri sono editi ma assai poco noti e per nulla utilizzati dagli storici contemporanei. Questo silenzio degli storici stupisce, tanto più in una realtà come quella romana, dove ricordo delle vendite che nel secondo Novecento organizzavano ancora centinaia di cugini, resta vivo nel ricordo delle famiglie e negli ambienti del Partito Repubblicano Italiano. E qui mi riferisco a quanto detto prima da me e da Mariucci. Delle feste e tavolate popolari in cui partecipavano cugini e loro amici e parenti è rimasta a memoria nonché nella presenza in essi di dirigenti repubblicani come Pacciardi e Mambini. Molti carbonari erano anche massoni, le basi erano in prevalenza popolane, erano lavoratori manuali come facchini, cocchieri, barcaioli, muratori, artigiani, piccoli commercianti, calzolai, falegnami, macellai, panificatori.
Di questa realtà abbiamo nel GOI una memoria storica in Tino Fioravanti, bibliotecario Guido del Vascello, e figlio spirituale di Spartaco Buffacchi, di cui parlavo prima, segretario sia della sezione repubblicana che della vendita carbonara a Testaccio. Qui facciamo un passo indietro e vediamo in forma sintetica quali siano state le diverse fasi della carboneria italiana. Nella storia italiana la carboneria riprende un filone culturale e politico presente in Italia nelle società segrete degli unitari, dai Lanci all'Accademia Platonica ai Centri, che avevano per dirigenti Salfi, Romagnosi, Custodi e Gioia. Ed è a partire dal repubblicanesimo degli unitari per l'idea dell'unità d'Italia, in passato presente solo nella tradizione letteraria, diventa idea politica. Questo filone deista repubblicano si ripropone nel periodo della Restaurazione come cultura di gruppi dirigenti delle vendite, costituite per iniziativa di gruppi massonici che nelle logge napoleoniche, che erano logge di regime, avevano animato le reti clandestine degli unitari. Anche se nei programmi di riforma politica la carboneria dovrà passare per una lunga fase di progetti confederativi e federativi, influenzati dal costituzionalismo repubblicano di Sismondi e Cattaneo, per tornare dopo il 1849 a un unitarismo repubblicano fra Mazzini e Garibaldi. Troviamo presenti fin dal primo 800 reti carbonari nei porti, fra i marittimi e nell'emigrazione. Dal Mediterraneo, in particolare Alessandria d'Egitto, Smirne, Salonico, Corfù, Tunisi, fino alle due Americhe, con un radicamento fra emigrati che durerà anche nel Novecento. Si tratta di una storia classica. Dopo il 1830 le vendite carbonarie sembrano venire sostituite dalle associazioni mardiniane. Ma non è così. In particolare resta forte il radicamento e l'influenza a Roma e nelle zone dello Stato Pontificio. È indubbio che si abbia una lotta politica per il controllo sulle vendite tra liberali camoriani e intransigenti martiniani non sempre mediati dal realismo garibaldino. E qui valgono le lettere di Garibaldi e di Mazzini che abbiamo citato prima. La presa di Roma nel 70 disorienta le vendite carbonare, ostili alla monarchia savoiarda, e organizzata in zone italofone come circolo Garibaldi, circolo clandestino naturalmente. E qui pubblichiamo la lettera già citata da Spano, il neoredentista trentino che parla di alleanza tra quei carbonari per una manifestazione ad Ancona, dove nel napoletano i carbonari risultano 1200. E questa dimensione di massa, che a mio giudizio è stata ignorata dagli storici e curiosi, insomma, per inciso, nel 45-46, alla prima elezione romana, il Partito Repubblicano prende più voti del Partito Comunista, e sono i voti dei carbonari, che perde rapidamente però, e sono voti di popolo e di mulatori, di operai, che si spostano adesso o i socialisti o i comunisti. Però è significativo che all'inizio sono repubblicani. E qui passiamo, dopo il 70, alla ricostituzione del 1882 da parte di Tondi, di cui non parlo perché se no diremo le stesse cose, ma lui le ha studiate meglio di me con Marinucci. Dico soltanto su questo argomento che la gerarchia rituale di questa carboneria, che dura fino alla fine, abbiamo visto i diplomi anche del 1975, è articolata in 9 gradi, e se andate a rivedere il testo del dito del 1905 ci sono già, anche se di queste 9 gradi ne sono trasmessi solo 4. Qui chi ha familiarità con il rito di Memphis e Misraim può capire quello che sto dicendo, perché non è che vengono trasmessi 95 gradi, ma vengono dati per comunicazione, però ritualmente ce ne sono di meno, insomma.
In questo caso su 9 ce ne sono 4 con corrispondenti camere. Apprendista, primo e a volte considerato terzo, maestro, quinto, cavaliere di Tebe, settimo, il nono a nomi diversi, antipatriarca o grande letto, gran maestro o alta luce. E abbiamo una tradizione chiaramente adelfica che tiene fermi richiami all'esperienza giacobina alla Costituzione dell'anno primo. Valgano le osservazioni che faceva Marinucci sui simboli del fascio di Troia, della picca, del letto frigio, eccetera. Ricordo soltanto che questa tradizione giacobina è presente nell'incipit delle circolari. Salire fraternite diventa in italiano salute e fratellanza, un saluto che dalle società repubblicane carbonare si trasferirà poi al movimento operaio nella forma saluti fraterni, anche se dubito che molti compagni socialisti e comunisti, quando scrivevano saluti fraterni, sapessero esattamente a quale lunga storia giacobina mediata dai carbonari e negata dalle società segrete madriliane si riferivano. Fra i documenti che pubblichiamo c'è un documento del 9 febbraio 1917 dove risulta costituito un comitato permanente tra carbonari e famiglia italiana dell'ARU, dell'Alleanza Repubblicana Universale. E c'è la testimonianza nel 1953 di un repubblicano dell'ARU di Iesi, che è stato pubblicato sul Movimento Operaio, noi lo repubblichiamo, che è retrodata già nel 1915 a collaborazione tra le due società segrete. Il testo più importante, di cui pubblichiamo una buona parte, ma non completa, insomma, è quello di Camillo Marabini, che insieme a Oddo Marinelli tra i fondatori della Federazione Giovanile Repubblicana nel 1904. Questo testo, questa testimonianza, è stata pubblicata nel settembre 1955 sul Pensiero Marziniano, che è un testo attualmente fruibile online, ma che non mi risulta sia mai stato citato dagli storici. A me sembra un testo formidabile. Ne leggo una parte. Fu a Terni che fu indetto nel 1904 il primo congresso della gioventù repubblicana italiana. Terni era anch'essa nel 1904 repubblicana e carbonara al 100%. Si insiste e si è insistito sull'importanza delle forze repubblicane, soprattutto nell'ex territorio dello Stato Pontificio, perché intendo deludere le grandi possibilità che si offrivano allora a un serio movimento insurrezionale. E quando Marabini parla di movimento insurrezionale, non sta parlando di, come dire, come del socialismo o della Repubblica Sociale, di una lontana prospettiva, ma parla di qualcosa di molto concreto. Infatti, dopo aver detto che il congresso, ufficialmente era il congresso per fare un programma comune dei giovani, ma l'obiettivo era segreto, non comunicato neanche ai vecchi carbonari di Terni, era la fondazione di una società segreta con preciso e immediato, si noti immediato, carattere completamente rivoluzionario, alla quale demmo il nome di Giovine Italia, risuscitando così la gloriosa organizzazione cospiratoria marziniana. Qui Marabini, che polemizza con la carboneria, con l'ARU, dicendo che ormai si occupavano soltanto di ritualità vecchie e datate e di essere comitati elettorali che poi contavano, portavano deputati in Parlamento, ma che di rivoluzione non si occupavano più. E continua, figlio di Carbonaro, fratello di un aderente all'alleanza, io non avevo pregiudizi ostili riguardo le due confessioni. Come capo nazionale della Giovine Italia nel 1912, mi ritrovo dall'America, riuscì a creare un comitato segreto di azione rivoluzionaria nel seno del quale erano rappresentate le tre carbonerie che coesistevano in Italia a quell'epoca. L'alleanza e naturalmente la Giovine Italia rappresentavano le tre carbonerie. Mio padre, il professore Giustano Cancellieri, dignitario della massoneria di Palazzo Giustiniani, e l'avvocato
napoletano Vincenzo Aloisio. Devo dire che per i miei studi sulla carboneria, io di tre carbonerie non ne ho mai sentito parlare. Non dubito però che Marabini ne sapesse più di me, insomma più di noi. Diciamo che la carboneria dell'82 di Tondi, che noi troviamo a Roma nel secondo dopoguerra, è quella più importante e di più lunga vitalità. Però probabilmente c'erano delle divisioni che portavano anche a carbonerie minori. Il piano che tale comitato doveva preparare e realizzare per conquistare di sorpresa lo Stato fu fissato nei minimi particolari. Credo superfluo rievocare la nostra tecnica che divenne purtroppo negli anni seguenti un'unica corrente per altri colpi di Stato tutt'altro che repubblicani, per metà fascismo naturalmente. Comunque la messa a punto dei nostri obiettivi rendeva necessaria una meticolosa preparazione in lunghi mesi. Per orientare i non ancora iniziati verso l'iniziativa rivoluzionaria feci nell'agosto del 12 apparire sulla Luce Repubblicana, settimanale che dirigeva a Roma, un articolo nel quale si auspicava il ritorno del Partito Repubblicano alla cospirazione. Come se un tale ritorno alle fonti dovesse essere un avvenimento da avverarsi nel futuro e non fosse un atto, non fosse in atto da 8 anni. Intervenne subito Gibelli da Milano, pubblicai la protesta, ma pubblicai anche sul numero successivo dei giornali in prima pagina la vera e propria risposta a Gibelli, dovuta alla penna già valorosa del giovane repubblicano Pietro Nenni. E qui c'è un testo che per brevità non leggo, in cui Nenni spiega che se uno è un repubblicano deve volere la Repubblica Sociale, se vuole la Repubblica Sociale deve cospirare e fare la rivoluzione armata. È divertente, infatti, tutto questo viene scritto su un giornale pubblico, insomma, no? Va detto che Nenni non scherzava in quel periodo, perché Nenni, qui siamo nel 12, ma nell'11 era stato 6 mesi in galera per aver abbattuto pali telegrafici sulla ferrovia per impedire il passaggio dei treni che portavano i soldati. Tanto lì mi passa in compagnia di un socialista piuttosto noto, che però cambierà idea, tale Benito Mussolini. Marabini conclude la sua testimonianza, dopo aver citato Nenni. Che è la dimostrazione che il carcere non è il carcere. Se ci fosse... No, sono assolutamente d'accordo, il carcere diseduca. Quello è il dramma. Marabini conclude la sua testimonianza ricordando che in solidarietà con la settimana rossa marchigiana venne proclamato uno sciopero generale a Roma, ed è un periodo in cui i carbonari comprarono anche la Camera da loro, con grande dimostrazione di folla, che il comitato rivoluzionario da lui diretto cercò di indirizzare verso Montecitorio nel tentativo di occuparlo, ma che il tentativo insurrezionale venne respinto dalle truppe regie. Cioè Marabini dice nel 55 in tutta tranquillità, veramente l'insurrezione l'abbiamo fatta, solo che c'è da fare. È curioso che il Partito Repubblicano sia pure pacciatiano, ma legalitario, pubblichi nel 55 questo tipo di testimonianza di rammarico per un'insurrezione armata non riuscita. Questo testo, a torto ignorato dagli storici contemporanei, costituisce una testimonianza preziosa di un periodo cruciale della storia italiana, in cui l'autoritarismo delle istituzioni statuali e la scarsa popolarità della monarchia savoiarda, almeno a livello di popolo, determinarono un arresto del processo di unità nazionale di cui la fase bellica determinerà una conferma e insieme un'accelerazione della crisi istituzionale. Il primo fascista sansepolcrista dal programma repubblicano e anticlericale creerà profonde divisioni nelle vendite, come per attirarsi nelle logge massoniche, divisioni che si erano già presentate all'interno delle associazioni repubblicane nei confronti della guerra libica, con un avvicinamento, poi sarà più che un avvicinamento, sarà una militare, al fascismo sansepolcrista da parte di dirigenti carbonari come Salvatore Barzilai, Costanzo Fremonti e Sotero Ferri, che dirigevano il giornale del partito La Ragione,
e anche da parte di Felice Albani, capo del Partito Mazziniano Italiano. Serviva così allo scioglimento della carboneria decretato dall'Assemblea Generale, ne parlava il signor Magnucci, Assemblea Generale di Ancona del 23. Si tratta di un'assemblea che noi troviamo citata, ma su cui non abbiamo documentazione. Però le divisioni del Movimento Repubblicano e Carbonaro non finiscono qui. Come nel Partito Repubblicano Italiano il favore per la conquista libica e poi l'avvicinamento al fascismo, espresso da un gruppo carbonaro nazionalista, agevola l'ascesa di un nuovo gruppo dirigente democratico e antifascista, con Giovanni Conti, Ferdinando Schiavetti e Oliviero Zuccarini, così una parte delle vendite organizzerà in forme clandestine attività antifasciste. Dai documenti che pubblichiamo risultano tentativi di riattivazione degli anni 26-31, segnalati in rapporti di polizia, e infine avremo una ricostituzione della sovrana vendita nazionale universo da parte di Agesilao Filippelli nel 33, che troverà una sua legittimazione nella partecipazione all'alto concistore universale dell'Ordine dei Carbonari tenutosi a Marsiglia nel 34. Certamente, anche se non ne abbiamo la documentazione, in questo concistolo il termine universale non è retorico, cioè significa che partecipano tutte le vendite carbonari italiane nel mondo, il che vuol dire in tutte le situazioni del Mediterraneo dove ci sono comunità italiane, Alessandria d'Egitto e Tunisi per esempio, ma anche nell'America, Brasile, Argentina, Canada, Stati Uniti. Pur nella parzialità della documentazione, noi abbiamo una presenza di vendite nell'attività antifascista, spesso con un collegamento con altri gruppi e poi nella resistenza. Qui abbiamo per Roma in particolare notizie di un, come dire, un'organizzazione carbonara, quella di Anzalone, che avrebbe avuto anche una brigata partigiana, ma abbiamo anche carbonari nel Partito d'Azione e nel Movimento Strada Rossa. Dopo la liberazione la carboneria riprenderà, come abbiamo detto, la sua attività segreta, in collegamento col Partito Repubblicano Italiano, ed è una pagina di storia che costituisce uno dei filoni da cui nasce la Costituzione Repubblicana. Fa parte a pieno titolo della storia del Movimento Repubblicano, ma anche della storia del Movimento Operaio, testimonia di contraddizioni risolte del processo di unità nazionale che non verranno sanate dalla vittoria repubblicana nel referendum del 2 giugno 1946, ma saranno ancora operanti durante tutta la Prima Repubblica fino allo scioglimento delle vendite nel 78. In sostanza costituisce una pagina di storia che abbiamo cercato in parte di colmare, ma in parte certamente resta ancora da scrivere. Grazie. Integrare Magnucci, Marco, se vuol dire. Aggiungere qualcosina. Sì, effettivamente la domanda più ricorrente che viene affrontando la ricerca sulla carboneria è perché la si sia ignorata. Nonostante il ruolo di Timoviano che ha avuto per quanto riguarda eventi cruciali per il nostro paese, perché la carboneria la ritroviamo appunto nel periodo post-unitario sempre presente in quelli che, come ad esempio la Prima Guerra Mondiale, saranno eventi apicali. Su questo appunto, sulla Prima Guerra Mondiale, appunto come abbiamo visto prima, a Roma è forte la presenza della carboneria, molto molto forte, e organizzerà nel periodo di neutralità del paese molte, moltissime manifestazioni per l'interventismo. Molto corpose, molto numerose,
sconfiggeranno, a mio avviso, anche la classe dirigente a prendere alla fine una decisione di campo per quel che riguarda la guerra contro gli imperi centrali, considerare appunto dai Carbonari, dai Mazziniani, delle realtà ormai antistoriche oltretutto appunto occupanti quella parte dell'Italia occidentale a cui il processo risorgimentale della terza guerra di indipendenza non aveva dato esito positivo. Però perché secondo me è importante questo? Perché non mi ha neanche dato per scontato il fatto che l'Italia intervenisse in quel momento a fianco di Inghilterra e Francia, in quanto in Italia troviamo il partito monarchico che si chiama appunto Partito Nazionalista, prende questo nome, e quindi vicino a Casa Savoia, che aveva ben altre intenzioni, ovvero opporsi alla Francia in particolar modo per riannettere all'Italia quella che erano diciamo Nizza e Savoia, appunto i territori d'origine di Casa Sabauda. Quindi questa spinta invece forte di questo interventismo cosiddetto democratico fortemente manovrato dalla carboneria, a mio avviso in questo momento storico ha un valore molto forte. Poi appunto, come avevo già accennato prima, troviamo quelli che sono un po' i poli di uno squadrismo che conosceremo meglio sotto il fascismo, questa realtà romana di questa piccola, diciamo, di questa scissione appunto che avviene all'interno della carboneria, dove gli elementi neutralisti vengono diciamo appunto messi sotto controllo da queste squadre organizzate da Costanzo Premuti appunto. Ecco, abbiamo parlato di Ancona, mi soffermerei un attimo anche velocemente sulla realtà di Ancona. Una cosa che è emersa dalle ricerche è che appunto dopo Roma Ancona risulta essere l'altro grande centro della carboneria in Italia, costantemente appunto ritorna nei rapporti di polizia, la troviamo più volte, e nelle memorie appunto la troviamo più volte, e poi abbiamo visto anche dalle foto, abbiamo testimonianze di tombe carbonare, e sappiamo appunto che nel 23 proprio ad Ancona si organizza questo raduno della carboneria, che ne sancirà 3 anni prima, perché nel 26 erano abolite dal partito fascista, diciamo, le realtà che non sono legate appunto al partito stesso. E da chi viene, da chi verrà abolita? Sappiamo essere presente in quel momento Salvatore Barzilai qui ad Ancona e Armando Casalini. E Armando Casalini appunto è un forlivese, operaio meccanico, autodidatta, nel 1919 è stato direttore del Pensiero romagnolo, e amico personale di Pietro Nenni e di Alceste De Ambris. Lo ritroviamo sempre nel 1914 molto attivo nella Settimana Rossa, e iniziato alla loggia Aurelio Saffi di Forlì, nel 1916 subito dopo diventerà segretario del Partito Repubblicano Italiano, che carica che appunto ricoprirà fino al 1920. Da questo momento le fasce di combattimento appunto poi vediamo che si avvicina man mano a Mussolini nel 1922, lascia il partito fondando con altri l'Unione Mazziniana Nazionale,
in appoggio appunto al nuovo regime. Questa è una scelta che in area repubblicana cioè è un'illusione che non solo appunto nel Partito Repubblicano la si avrà, ovvero quello di vedere il fascismo come un contenitore vuoto da riempire in senso ideologico, come semplice manifestazione di azione contro quella che poteva essere la minaccia bolscevica che poteva tradursi appunto in Italia dopo i fatti della Russia. E, cosa appunto poi che, come vedremo, non avverrà affatto. E cosa avviene? Perché Casalini anche, diciamo, ha una certa importanza, perché appunto nel 24 viene eletto in Parlamento Casalini, appunto esponente di spicco anche della carboneria, e oltretutto, una parentesi, prima abbiamo visto quella tomba carbonara, è interessante se appunto uno va al verano, quelle tombe di Carbonari sono tutte vicino, c'è la tomba di Agesilao Milano Filipperi, quell'altra tomba che abbiamo visto, la stessa tomba di Casalini è vicino alle altre. Comunque appunto nel 1924 è eletto in Parlamento una elezione fascista e poco dopo verrà assassinato su un tram a Roma con 3 colpi di rivoltella. E qui meriterebbero ulteriori ricerche a mio avviso, in quanto non si è mai fatta veramente luce, a parte quello che è la versione ufficiale da parte del regime, ovvero da parte l'idea che sia stato uno squilibrato ad assassinare Casalini al grido di vendetta per Matteotti. In realtà il regime strumentalizzerà questo fatto, in quanto si trova in quel momento in grande difficoltà proprio per l'omicidio Matteotti, e farà di Casalini il primo martire del fascismo, quando a mio avviso non è da escludersi, visto anche che mancheranno rivendicazioni da parte comunista e anarchica o d'altro genere, che la mano armata fosse stata appunto armata dalla carboneria in risposta proprio allo scioglimento decretato anche da Casalini della carboneria qui ad Ancona. Ma questo forse, cioè, è una mia idea che non è confortata da documentazione. E appunto in merito a questo vediamo. Perché appunto anche va detto questo, che il tradimento alla carboneria fin dagli inizi lo si pagava, era previsto appunto come il delitto di sangue, come anche ritroviamo nella carboneria appunto l'idea forte del tirannicidio che la legherà molto agli ambienti anarchici. Da qui citerei le parole di Mazzini, che sicuramente erano care all'ambiente carbonaro prima e lo diverranno poi, ad esempio, per quanto riguarda Oberdan, che verrà giustiziato in quanto attentatore possibile alla vita dell'imperatore d'Austria con 2 bombe all'Orsini. E Mazzini a un certo punto afferma: sorgete, morite o spegnete, non avete nome, non battesimo di nazione ma siete numero, vi rappresenta una cifra, e Francesco I descriveva con essa sfrontatamente le migliori anime nostre gementi, tormentate, schiacciate nelle segrete di Spielberg, dalla daga dei vespri,
al sasso di Balilla, al coltello di Palafox, benedetta sia nelle vostre mani ogni cosa che può distruggere il nemico ed emanciparvi. Fu armi di guerra non regolare quella che trafisse a Roma 3 mesi prima della Repubblica il ministro Rossi. Oltretutto sappiamo che probabilmente il ministro Pellegrino Rossi verrà ucciso dal figlio di un carbonaro romano, appunto chiamato Ciceroacchio, Angelo Brunetti. Sì, Angelo Brunetti è appartenente a un'antica vendita carbonara, appunto, di Trastevere. E da lì poi la miccia che darà il via alle esplosioni, alle manifestazioni antipapali e al crollo stesso del potere temporale del Papa nel 49. E continua: santa nelle mani di Giuditta la spada che troncò la vita ad Olfrene, santo il pugnale che Armodio incoronava di rose, santo il pugnale di Bruto, santo lo stile del siciliano che iniziò ad Espri, santo il dario di Tell. Quindi diciamo che questa che verrà chiamata da alcuni la teorica del pugnale avvicinerà molto i mazziniani agli anarchici. Ed è interessante notare ancora come la voce mazziniana, prima abbiamo visto quell'immagine di Mazzini, faceva notare il professor Cazzaniga come sopra dei fusti di coltella, sembrerebbe, e la voce mazziniana su quella cornice appunto carbonata, la voce mazziniana del 1921 dice: siano i mazziniani le pattuglie di punta della resistenza al fascismo nella Romagna, e s'adotta delle esortazioni a ritornare al più civile sistema, continua comunque, adesso non trovo, al più civile sistema, insomma, minacciano Mussolini dicendo: si ricordi che noi siamo quelli della Santa Carabina. Niente, appunto, in ultima cosa vorrei soltanto leggere dal libro per quanto riguarda Ancona un breve passaggio. Allora, dice a un certo punto, qui è la carboneria del secondo Umberto VI che scrive questo articolo intitolato Buon Cugino Carbonaro. E, Salmoni. Sì, quello su Salmoni. Grande Salmoni. E lui inizia dicendo: un resistente tipico è Claudio Salmoni, un ingegnere di statura nazionale, per la sua bravura professionale, che ha in sé tanta forza di richiamo verso i giovani che gli avversari guardano con apprensione e ammirazione, che vogliono dunque questi repubblicani eroici, vogliono dalla lontananza terrestre della loro provincia dare un tono di convinzione attiva alla vita repubblicana d'Italia, ripulirla dalla corruzione e dalla routine, riscoprire le vie per cui la volontà politica si produce tra il popolo e non si trova già decisa agli apici di una classe dirigente chiusa e costituita. Nello stesso tempo, in questo loro modo di essere, oggi le mazziniani non hanno nessuna tenerezza per la letteratura sentimentale del partito. E ad Ancona, per la verità ce n'è tanta, lungo le vie del centro, rasente ai muri, infreddoliti sotto il vento, si incontrano ancora vecchi repubblicani che hanno fatto la prima guerra mondiale, furono allora 200 volontari, forse ancora qualcuno delle Argonne, erano tutti carbonari questi volontari, per la maggior parte diciamo, e, siano o non siano accetti al partito come oggi, continuano a ronzarli attorno come non potessero staccarsi dalla loro stessa giovinezza. Circolano tanti aneddoti su di loro che ci sarebbe da farne un libro,
purtroppo appunto di questi aneddoti sarebbe prezioso avere qualche testimonianza, perché non si tratta delle storie di una qualunque vita di provincia, ma di una storia di grandi lotte, nelle quali si dissero parole che parevano memorabili, e di una storia di intimità morale che il partito un tempo sovrastava con l'autorità di un piccolo aeroparco. Ma c'è dunque ancora questa carboneria? Domanda uno dei repubblicani di Ancona. Beh, oggi certo non c'è più, ma se va al cimitero troverà su molte lapidi dei nostri solo di due generazioni indietro le tre lettere BCC, buon cugino Carbonaro. Lei domanderà che cosa faceva in segreto quando già la vita nazionale non sapeva che farsi di congiure e di comitati clandestini. 40 anni fa i carbonari di qui erano una specie di santoni che prendevano nelle loro mani le questioni spinose della vita familiare e che le risolvevano con la dolcezza e con la bruscheria. Qualcuno di loro gira ancora per le nostre vie, vecchissimo, eccetera, eccetera. E qui appunto, parlando di Ancona, fermerei ringraziandovi per l'attenzione. C'è qualcuno che vuole porre qualche questione, domanda, brevi interventi? Prego, come no? Spinga, che se c'è... Io ho voluto anche ringraziare per questa interessantissima iniziativa, diciamo, storica, culturale, sulla massoneria, carboneria, eccetera. Vorrei porre, ecco, all'attenzione un'esigenza mia personale, ma anche condivisa da molti associati di un'associazione di consumatori che siamo molto attenti ai fenomeni della corruzione, della criminalità organizzata, eccetera. C'è anche un'iniziativa culturale, sarebbe interessante a mio avviso sulla momento attuale, perché riferendoci ad alcune affermazioni fatte da un magistrato di locale, Macri, per esempio, parla di un Ancona che ha un substrato sotto marcio, cioè un intreccio di lotti, di poteri forti, consociativismi, tutte le reciproche, grazie alle entrature delle istituzioni, alle amicizie, il collante e la massoneria. Oppure mi riferisco alla direzione investigativa antimafia che recentemente, siamo a dicembre 2017, la commissione antimafia ha rilevato infiltrazioni nelle cosche e nelle logge. Io come cittadino avrei piacere se di questi temi se ne parlassero, caro Svano, perché la storia è importantissima, è cultura, però io credo che sia anche importante, ma no, mi rivolgo a voi, cioè non vedo mai dibattiti seri su questi argomenti che sono di vitale importanza per la nostra società. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri? Che così poi Luca, anche se su questa cosa di attualità, no. Dopo Nicola diciamo rispondere. Se posso. Allora io sono Luca Guattati, ho scritto anch'io qualche cosa, allora volevo fare tre piccole puntualizzazioni che mi sembrano importanti, facendo tre salti nel tempo, plaudendo anche a questa iniziativa. E io ho scritto un po' di massoneria e la massoneria c'è prima e c'è dopo la carboneria, penso che sia un po' coinvolgente anche questo diciamo, periodo in cui benissimo i professori hanno delineato la storia e puntualizzato anche le tessere, per esempio, come sono state fatte vedere. E lì si vede chiaramente che l'iniziazione carbonara è molto simile a quella massonica, per cui su questo c'è da riflettere. E penso anche che Gramsci però si riferisca nella sua battaglia in Parlamento contro il presidente Mussolini, allora era presidente, che coraggio, fra l'altro, perché lì si rischiava la vita, si riferiva a una possibilità, quella che la massoneria, che sicuramente indica come partito, ma partito di classe, diventasse un'ala del fascismo. Questo non è avvenuto, questo non solo non è avvenuto, ma la clandestinità ha fatto sì che poi anche la carboneria avesse un seguito fino quasi ai giorni nostri.
Ecco, questo mi dà lo spunto per una riflessione finale, però volevo fare due salti brevissimi nel tempo di 100 anni addirittura. Mazzini forse aveva un po' di mal di stomaco quando firmava la tessera della carboneria, ma anche era stato iniziato massone e anche lì ancora un po' di mal di stomaco. Mazzini aveva un'altra idea, che era quella della Repubblica, il più alto concetto di Repubblica, che era quello della democrazia. Quindi secondo lui diciamo che la sua battaglia era assoluta su questo, fino a addirittura sfociare nella Repubblica Romana e in quella Costituzione perfetta che poi non vedrà realizzata 100 anni dopo, appunto. Ma il discorso di Mazzini non si ferma nemmeno con Roma, capitale d'Italia, e su questo perché? Perché lui voleva la Repubblica. In questo caso, per esempio, Alberto Mario, con l'inversione della formula e il giornale della Lega della Democrazia, disse no, prima facciamo l'Italia, poi dopo si vedrà la Repubblica, e forse questo ha funzionato meglio, nonostante l'ideologo Mazzini avesse fermo, e qui neanche il carcere o l'esilio fece su di lui breccia, quell'idea lì, e su quello è appunto riconosciuto come determinazione unica e assoluta sopra le righe. Altri 100 anni prima volevo ricordare un sacrificio sull'altare del libero pensiero e della libertà che fu del generale Laoz, che morì proprio qui a Varano per un'idea d'Italia unita e libera. Quello era un generale dell'armata napoleonica, nel 1797 viene ucciso a Varano, ma faceva anche una setta segreta, setta veramente, che si chiamava Dei Raggi, fu fondata a Bologna e addirittura si riuniva anche nelle grotte di Camerano di Osimo. C'è una grotta infatti che era stata scolpita a volta con i raggi del sole. Questo è un esempio, la Oz 1797 muore a 26 anni, di cercare di cospirare per la libertà d'Italia. Questi morti, diciamo tra virgolette, perché lui combatte e muore per questo, daranno poi il via a tutta quella serie di insorgenze, poi tramutati in morti nel 21, nel 30, eccetera, eccetera. E fu forse un proto risorgimento, prima un'alba, diciamo, di tutto il risorgimento, perché avviene addirittura 9 anni prima che nascesse Garibaldi, 7 anni prima che nascesse Mazzini. E concludo con questo pensiero. Secondo me, con la massoneria che probabilmente c'è ancora per migliorare la qualità del pensiero, oggi la domanda è questa: c'è forse bisogno anche di una carboneria come braccio operativo dentro, per esempio, la politica, non armato, attenzione, per carità, però come braccio operativo, come volontari che possano migliorare il pensiero, la politica, e magari scuotere questa povera Italia e quello che rimane magari dell'ideologia, perché oggi c'è bisogno forse di questo. Grazie. Grazie a te. Mi chiamo Stefano Coppola. Io premetto di essere, vorrei fare vedere la cosa da un altro punto di vista. Premetto di essere un buon conoscitore dei rituali massonici, per praticarli, e di essere un superficiale conoscitore dei rituali carbonari, per averli studiati e praticati saltuariamente. E io trovo che ci siano... Una cosa interessante, nel senso che la praticati attualmente. Certo, sono praticati perché... No, nel senso che ho un riscontro a sapere chi c'è oggi la cosa. No, non è questo, adesso non mettiamolo in questo piano. Voglio dire, l'ho praticati perché ho cercato in qualche maniera di sovrapporli l'uno all'altro. I rituali, e siccome l'essenza di queste due istituzioni va ricercata soprattutto nei rituali, perché tutto quello che c'è da conoscere sulla massoneria è praticamente scritto nei rituali,
e presumo che molto di quello di cui c'è da conoscere della carboneria è altrettanto scritto dei rituali. Ora, rituali carbonari se ne trovano in giro. Allora, se uno sovrappone i due rituali, vede che c'è un sostanziale parallelismo, che è poi un po' quello che nella lettera che sia Luca Antoni che Spano hanno mandato, voglio dire, si adombra, no? questo parallelismo di queste due associazioni. Allora, nel rituale massonico, quando si inizia i lavori, no? La sovrapposizione, dico semplicemente qualche battuta, quando si inizia i lavori, il maestro venerabile domanda al primo sorvegliante, al secondo sorvegliante, a che ore liberi i muratori sono soliti aprire i lavori? A mezzogiorno, gli risponde. Direbbe invece il presidente della vendita carbonara, a che ora i buoni cugini sono soliti aprire i lavori? Quando il sole irradia la foresta. Quando è che li chiudono? Quando il sole non irradia più la foresta, a mezzanotte, risponderebbe il secondo sorvegliante. Quindi si vede già da queste battute che l'uno sono la parafrasi dell'altro, e questo si ritrova in molti passi. No? Orari diversi? No, gli orari sono gli stessi, perché a mezzogiorno e il sole irradia, iniziano i lavori, a mezzanotte finiscono. Quando il sole irradia la foresta è a mezzogiorno, e oppure quando il sole è allo zenith. Quindi gli orari sono le frasi che sono diverse. Che cosa voglio dire? Però se poi io vi vado a vedere lo scopo dell'istruzione, e gli dice: a che scopo ci riuniamo, dirà il maestro venerabile, e risponderebbe il secondo sorvegliante. Per scavare oscure e profonde prigioni a vizio, praticare la virtù e lavorare al bene e al progresso dell'umanità, gli risponderebbe il primo sorvegliante. Se la stessa domanda la fa il capo della vendita, gli risponde: per mettere a freno le proprie passioni e portare la legna al fornello. Che cosa io trovo in queste due differenti visioni? La essenza e la differenza, in qualche maniera mi ricollego un po' al ragionamento che stavo facendo prima Luca. Perché dico questo? Perché lavorare per scavare oscure profonde prigioni al vizio e praticare la virtù e lavorare al bene dell'umanità è uno scopo universale che non ha tempo e non ha spazio, esiste sempre, e non è collegato a un fine politico concreto. Portare la legna al fornello significa invece darsi uno scopo preciso e finito. È evidente che quindi una società iniziatica, come potrebbe essere la massoneria, qualora si volesse dare uno scopo specifico e concreto, non lo potrebbe fare nell'ambito di quello rituale e non lo potrebbe fare in maniera ufficiale, perché se lo facesse in maniera ufficiale, una volta raggiunto lo scopo, che potrebbe essere l'unità d'Italia, ad esempio, il suo compito finirebbe. Nell'eventualità invece che si voglia dare un compito diverso e finito, è allora che non è, voglio dire, per questo meno importante del compito generale, perché vuol dire lavorare sui bisogni concreti delle persone in quel momento, non sul bisogno dell'umanità, beh, lo deve fare con un altro metodo. Quindi con un altro scopo, utilizzando lo stesso metodo. Ecco, io trovo in questo, al di là delle coincidenze delle persone che spesso iniziati all'una sono stati anche iniziati all'altra, il parallelismo delle due associazioni. Grazie. Va bene, un minuto perché ci hanno richiamato a chiudere. No, lo dico. La prego un estremo assoluto. Tutto qui. Mi dispiace, ma l'avvocato illuminato. Sono Fabrizio Illuminati, saluto gli organizzatori, l'avvocato Spagnano, il professor Piazzanega, con cui abbiamo avuto occasione di incontrarci, tutti gli altri. Io mi ricollego in qualche modo a questo ultimo intervento
dell'amico Coppola. C'è rispetto ai rapporti tra massoneria e carboneria un'evoluzione dell'interpretazione storica. Una volta era assolutamente pacifico, in quanto era la versione dichiarata dei nemici della massoneria, cioè della Chiesa, che il risorgimento non fosse altro che il frutto di un complotto massonico, e questa tesi era profondamente radicata. E la massoneria, quando effettivamente l'Unità d'Italia venne fatta, si fece vanto di questo complotto, e in qualche modo l'opera pedagogica che la massoneria svolge in quegli anni, di cui hanno riferito anche i relatori, era grandemente ispirata a questo passato che vedeva la massoneria come protagonista del risorgimento. C'è rispetto a questa versione un successivo passaggio, che è quello fascista. Col fascismo questa versione viene ampiamente corretta, c'è una forma di revisione. Il fascismo, evidentemente, come movimento nazionalista, aveva tutto l'interesse a salvare il risorgimento, ma aveva anche interesse ad alimentarlo del contributo massonico. E quindi si tende ad attenuare notevolmente l'apporto della massoneria rispetto al risorgimento e a dire che la massoneria con la restaurazione scompare dal paese, essendo scomparsa che ruolo potrà mai aver avuto nel risorgimento, dal momento che dal 1815 di massoneria non c'è traccia o quasi traccia. Sto andando troppo per le lunghe perché ho capito che il tempo di esposizione è poco. Penso che tutto ciò sia vero solo in parte, intanto perché numerose logge hanno continuato a lavorare sul suolo italiano anche dopo la caduta, lo scioglimento del Grande Oriente d'Italia. Ma a prescindere da questo, Napoleone lasciò a questo paese l'eredità di 20.000 massoni. Secondo le stime storiche, correggetemi se sbaglio, erano circa 20.000 massoni iniziati da Napoleone. E questi massoni non sono morti con la restaurazione. Alcuni di loro sono stati riassorbiti nella nuova classe dirigente, molti di loro, questa credo che sia la versione vera, si sono inabissati nelle società segrete e sono state il primo propellente del risorgimento. Mi domando, domando ai relatori, se rispetto a queste diverse versioni che si sono succedute nel tempo, ritengono effettivamente che la carboneria sia una filiazione più o meno diretta della massoneria, ovvero ritengono che i due fenomeni abbiano una propria autonomia. Questa è la cosa che a me sembra più interessante rispetto al tema del convegno. Vuoi rispondere? Scusate, posso fare un'ultimissima... Come? Sono quattro righe. Saluto tutti. Maurizio Catania, Associazione Massiniana di Lanciano. Ringrazio così vado subito al punto. Ma vi ringrazio tutti e vi ringrazio tutti quanti lo stesso anche per l'invito. Abbiamo visto come c'è stato un ruolo sociale delle associazioni segrete, carboneria, massoneria e società segrete repubblicane. Sono stati movimenti prolifici di attività sociali, perché altrimenti non mi spiegherei perché poi tutte le vostre citazioni ci hanno ricordato quanto hanno fatto e la storia parla da sola. Quindi la riflessione è questa, è anche la domanda, questa fecondità che ebbero le associazioni, adesso non scendo nello specifico, e si è persa, perché si è persa? E quale ruolo dovrebbero avere oggi queste associazioni? Cosa dovrebbero fare? Perché se sono esistite, esistono ancora nelle varie logge, nelle varie organizzazioni. La società è cambiata, sappiamo come, non mi soffermo, ma quindi hanno perso, evidentemente hanno perso il ruolo propulsore. Se prima erano costruivano giovani, oggi forse non lo fanno più. Se costruivano l'umanità, oggi non lo fanno più. Perché non lo fanno più? Cosa dovrebbero fare rispetto alla diversa composizione sociale di oggi? Ti ringrazio. Bene, qui siamo costretti a chiudere, voi.
sbagliato pensare che di massoneria ce ne sia una sola e sia sempre stata la stessa dal 1717 a oggi. Certo, il riferimento alla Costituzione di Anderson è rimasto, però è evidente che vivendo in un determinato contesto storico ne viene condizionata. È stata fiorente sotto Napoleone, ma è stata anche una situazione di regime. Caduto quel regime, quelli che lo facevano per comodo non erano massoni neanche prima, continuavano a esserlo dopo, però dopo ha smesso di essere. D'altra parte non erano pochi quelli che lo erano in modo convinto, e questi in qualche modo nella società civile, per le loro professionalità, hanno continuato in qualche modo a cercare di essere coerenti con questi principi. Non c'è dubbio che la carboneria sia stata messa in piedi da massoni, questo è, come dire, adesso stiamo chiudendo, è tardi, ma potrei fare una conferenza soltanto su questo, citando altri che hanno ovviamente dimostrato con i documenti queste cose. Però non c'è dubbio nemmeno che la carboneria, in quanto, come dire, applicazione politica di idee non politiche ma universali, come ha detto l'intervento precedente, aveva visto l'applicazione in modo diverso. Per esempio, il fatto che fosse confederativa e non unitaria era legato al fatto che in quella situazione era impossibile essere unitari, sarebbe stata un'utopia, mentre essere confederativi era in qualche modo più realistico, insomma. Su questo non c'è dubbio. Resta il fatto che i carbonari, quando vanno all'estero, vanno in loggia. Come mai? Tutti. Diciamo quantomeno che era una sponda a cui appoggiarsi. Per qualcuno era la casa a cui tornare, per altri una sponda a cui appoggiarsi. E qui potremmo andare avanti, ma lo faccio un'altra volta. Bisogna vedere di quale periodo storico stiamo parlando. Ovviamente il 20 è una cosa, il 30 è un'altra, il 48, il 70, eccetera. Per quello che riguarda invece la seconda domanda, è ancora più difficile perché quella non ci sono i documenti, io credo che la rinascita, se ci sarà, di circoli culturali farebbe un gran bene al paese. Dico, devo dire circoli culturali, non ho detto circoli politici, perché in qualche modo oggi ce n'è, di politica ce n'è troppa e troppo poca. O ce n'è di qualità che a me, un'opinione del tutto personale, appare scadente. Questo, se è così, e io seguo il mio personale filo di pensiero, allora il dibattito collettivo dei circoli culturali può essere uno strumento per provare a rimettere in piedi quello che oggi non c'è o c'è male. Non mi metterei immediatamente sul terreno politico. Poi se uno è convinto di averlo tutto in tasca, auguri, non è caso mio, ecco. Mentre al circolo culturale io andrei volentieri a portare il mio contributo da vecchio, sperando però che siano molti giovani a partecipare a questa cosa, perché loro del futuro, per costruire quello che oggi mi sembra molto fragile. Bene, grazie a tutti, grazie a scusate, la volta più illuminati, volevo solo concludere con rispondendo un po' al tema del programma. Non credo che ci sia tempo, però chiedo scusa, sollecitando da questo signore, rispondo volentieri, ma velocissimo proprio se posso, se posso. Dica, allora, non ci caccia. Siccome è stato fatto riferimento alla commissione dell'onorevole Bindi, io vorrei dire solo brevemente questo, perché se i risultati di quella commissione vengono letti scevri da pregiudizi ideologici, quindi se vengono letti per quello che i numeri ci possono dire, portano a conclusioni diametralmente opposte da quelle che lei ha supposto, nel senso che sono state verificate le posizioni di 17.000 massoni in 27 anni, appartenenti a tutte le comunioni possibili e immaginabili, regolari, irregolari, spuri, eccetera, eccetera. Su questi 17.000 nomi, 17.000, ci sono 6 condanne per mafia. Se noi prendessimo 17.000 esponenti dei partiti politici, dei Rotary, dell'Alliance o di qualsiasi altra associazione, ne troveremmo molti, ma molti di più. Quindi
a mio modo di vedere, sono tranquillizzanti. Poi dopo ognuno ci può richiamare, ma i numeri sono questi. Mi farebbe piacere come cittadino però parlare, fare dei convegni su questi argomenti. Perché c'è anche Macrino, procuratore della Repubblica nostra, che ha fatto affermazioni pesanti. E quindi una serie di circostanze che meritano riflessione, perché siamo gli uni nostri, siamo la società nostra, siamo i rischi nostri, criminalità organizzata, mafia, lobbies. Quindi è un tema molto particolare che poco viene trattato a livello politico. Grazie. Avverto i signori ospiti che l'uscita non è più da davanti, ma dal primo piano dalla porta di vetro sul cortiletto. Grazie.